Virals di Katie Reichs, recensione del romanzo di oggi, col quale torno a voi dopo un'assenza dovuta alle temperature folli che hanno investito l'Italia, penso, nei giorni passati, che a Milano si crepava proprio. Grazie al cielo, adesso da alcuni giorni la temperatura è scesa. Nello specifico, adesso sta anche piovendo. Scusate, io non posso fare un video senza che qualcuno mi venga a rompere le scatole coi messaggi. Benissimo, li abbiamo visti, non ce ne può fregare di meno, possono aspettare. Allora, stavo dicendo prima della consueta interruzione messaggistica, che nei giorni passati, quando faceva molto caldo, io mi limitavo allo stretto necessario di lavori, sia qui al computer che a casa. Dopodiché fuggivo sotto la doccia, mi buttavo sul letto, insomma, ero abbastanza sdrenata. Adesso le temperature sono un po' calate, piovigina, diciamo effetto palude vietnamita, 3000% di umidità, si boccheggia lo stesso, ma almeno un po' più fresco. Torniamo a noi. Katie Reichs, Virals, romanzo di Katie Reichs che esce dagli schemi, per meglio dire. Katie Reichs è una scrittrice americana nata a Chicago nel 1950, è antropologo forense e si occupa dell'ufficio legale di antropologia forense nel North Carolina, mi sembra, sì. Sì, North Carolina e nel Quebec. Ha creato un suo alter ego letterario, il personaggio di Temperance Brennan, che è a sua volta antropologa forense e si muove anche lei tra questi due luoghi, e ha scritto diversi romanzi di grande successo. Questo però esce dai soliti schemi, perché è il primo di una nuova serie che lei ha scritto in collaborazione col figlio. Com'è che si chiama il figlio? Richard. No, Brendan. Brendan Reichs. E hanno creato questo nuovo plot narrativo. Praticamente il personaggio portante non è più Temperance Brennan, ma una sua pronipote, Vittoria Brennan, detta Tori. Allora, no, per me è no, nel senso che io, pur sapendo che era un altro genere di storia che non prevedeva appunto il personaggio di Temp, l'ho letto ugualmente perché speravo ci fosse qualcosa di bello. Decisamente no, perché a me sembra un po' una presa in giro. Praticamente c'è questa ragazzina, 14-15 anni, non di più, a parte odiosissima perché ha questo modo di fare molto da supponente, so tutto io, una che ha 14 anni ne sa già di anatomia, di chimica, fisica, scienze applicate, matematica pure, insomma, assurdo. Va bene, a me sono concesso un piccolo genio, ma è proprio stronza, antipatica, arrogante. Ha un gruppo di amici coetanei che sono una specie di banda di farlocchi, a quanto pare, che si fanno comandare a bacchetta da questa ragazzina. E in questo primo episodio, perché di romanzi in America ne sono già usciti quattro, sono quattro per ora. In Italia ne sono, sì, no, ne sono stati tradotti già tre, mi pare. Aspettate che conto. No, tutti e quattro, sono stati tradotti tutti e quattro. Io mi sono letta solo il primo, dubito fortemente che leggerò anche gli altri tre. Praticamente nel primo episodio questo gruppo di ragazzi, che sono tutti figli di scienziati, che lavorano su un'isola a largo delle coste della Carolina. Un giorno, andando in visita su quest'isola dove sorgono appunto i laboratori, entrano in contatto con un cucciolo di cane che viene tenuto segregato in una stanza di questi laboratori, al quale è stato iniettato il parvovirus. La parvovirosi è una malattia, scusate, che colpisce i cani nell'età infantile,
quando sono cucciole, insomma. Però è una malattia che non è trasmissibile all'uomo, quindi non ci sarebbero problemi. Se non fosse che in questo cucciolo è stato iniettato un virus modificato, ossia un parvovirus che può infettare anche l'uomo. E infatti questi ragazzini, entrati in contatto col cucciolo, nei giorni successivi si ammalano. La malattia evolve in un paio di giorni, quindi febbri alte, conati di vomito, insomma tutto quello che può portare un'infezione parainfluenzale. E dopodiché sembra che tutto sia risolto. In realtà questo virus ha portato delle modificazioni genetiche in ognuno di loro, tant'è che hanno sviluppato dei superpoteri, e questa è la cosa che mi ha fatto veramente dire no, non andrò avanti a leggere questa serie di romanzi. Perché immaginare questi ragazzini che a un certo punto diventano ipersensibili ai suoni, quindi riescono a sentire un dialogo da centinaia e centinaia di metri di distanza, che riescono a leggere le cose anche scritte piccolissime su un biglietto tenuto da una persona che sta dall'altra parte del pontile, sviluppano tutti questi, ripeto, superpoteri, vengono anche le iridi gialle, così. No, veramente. Allora mi compro un fumetto della Marvel, mi leggo i Fantastici 4. Non tollero questo genere di narrativa. Allora, se devo leggermi un romanzo di fantasia, ci sto. Ma che mi venga, dunque, cosa dice nella scienza intrigo, un tocco di fantasy, un perfetto primo capitolo per una serie nuova di zecca. Ecco, rimarrà il primo e ultimo capitolo che leggerò. Spero vivamente che Katie Reix torni a scrivere di Temperance Brennan, dei suoi casi di antropologia forense, che sono molto, ma molto più interessanti. Con questo io dichiaro chiuso il primo video della giornata. Cos'altro posso aggiungere? Che voglio ringraziare Adriana, una mia iscritta al canale, che non vedendomi più in video mi ha mandato una mail molto dolce dicendomi: tutto bene, un po' che non ti vedo, cosa succede? Sto bene, ripeto, sto bene relativamente, cioè dovete capire che essendo una persona che soffre di ipotensione, a me quando sale la temperatura mi crolla definitivamente la pressione, vado in giro a mo' di lumacone. Però sto tamponando con sali minerali piuttosto che cure del caso. Vado via anche di caffè, che è una meraviglia. Ciò non toglie che sono sempre pimpante come una mozzarella in carrozza. Va bene, con questo vi saluto. Un bacione a tutti. Come al solito, ben ritrovati, ben arrivati, cippa cippa. Ci vediamo al prossimo video. Vado, scarico, mi organizzo per il secondo e torno. Mua! Ciao!